Per questa sera ho ricevuto diversi inviti. Prima Fabio, poi Simone, poi Luca. Ma non ho ancora deciso con chi uscire. Sei sposata. Ora capisco perché ti faccio invidia. Io sono solo e libero. Allora, dottor, siamo in onda, sì, no, scusate, io vedevo il monitor che invece mi dà un'altra immagine, quindi non vedevo, mi dà appunto la cosa dei single. Parliamo di single, parliamo con il dottor Carlo Moiso, medico e psicologo. Ecco, ci sono quelli che dicono di vivere da soli perché quella è la loro natura, ma c'è da credergli oppure non esiste una natura del single? Vedi Antonella, essere single è una situazione, no? Come tutte le situazioni bisogna vedere se uno la sente come corrispondente alla propria identità o qualcosa di imposto, di doloroso, di preoccupante, di insoddisfacente. In fondo vivere da soli dovrebbe essere quel momento della vita in cui la tappa dello sviluppo psicosociale è quella che chiamiamo l'indipendenza, cioè il momento in cui la persona mette energia per trovare se stesso in se stesso. Questo dopo le fasi di controdipendenza e di dipendenza in cui invece si trova l'identità relazionandosi all'altro, alla famiglia, ai genitori. Ora, questa situazione di vivere da soli può essere o una situazione momentanea, perché c'è una fase dopo, che è la fase dell'interdipendenza, in quella in cui l'energia si mette insieme ad un'altra persona per creare un rapporto che non sia però fusionale o di compensazione, ma un rapporto di collaborazione. Oppure quelli invece che sono rimasti bloccati a questa fase di indipendenza e non riescono a costruire con un altro. Ecco, perché c'è chi guarda ancora queste persone con un certo sospetto? Ma direi che è un motivo soprattutto storico-culturale. L'Italia è storicamente un paese familista, per cui chi vive fuori del sistema familiare, ecco, questo suscita dei pregiudizi, che è una risposta normale, no? Quando la cultura sente minacciata risponde con dei pregiudizi. E i pregiudizi che troviamo sono per l'uomo, che sicuramente l'uomo è un gaudente che non vuole impegnarsi affettivamente, la donna è o una zitella che non se la prende nessuno, oppure, diciamo con il linguaggio d'altri tempi, una ragazza di facili costumi. E c'è un nuovo pregiudizio, che il singolo è sicuramente un rampante egoista. Ecco, ma è possibile che queste persone rifiutino la vita di coppia magari perché scottate da esperienze negative, anche magari molto lontane? Ma sì, io direi di sì, noi risaliamo sempre un po' all'infanzia. Ecco, queste sono persone che nella loro infanzia sono state stimolate o loro stessi si sono stimolate a cercare la propria identità in se stessi rispetto agli altri membri della famiglia e a riuscire. Questo perché la famiglia era un po' distaccato oppure troppo avvolgente, per cui l'hanno sentita come soffocante. Cosa è successo allora? Che hanno trovato l'energia per trovare se stessi, però poi non il permesso di entrare in intimità, e quindi rimane questa paura dell'intimità che impedisce l'interdipendenza. E poi però certi dicono, insomma, è quello voler salvare a tutti i costi un single, tante volte sì, è un'impresa quasi disperata, no? La sindrome dell'io ti salverò, che spesso molte donne hanno. E quindi dicono, no, perché ha avuto dei problemi in infanzia, poverino, ha sofferto, vabbè, ormai. Chi è single in genere però lo dimostra, cioè ci sono dei segni, dei segnali, delle avvisaglie che ci fanno pensare. Ricordiamo la grafica. No? Sì, quindi, vediamo. Cominciamo con gli atteggiamenti. Il primo atteggiamento è quello di essere o una persona molto ben curata oppure piuttosto trascurata, secondo che un single convinto oppure subisce. E lo stesso per lo sguardo, abbiamo lo sguardo diretto della persona che è single momentaneamente e si prepara poi all'interdipendenza, e invece lo sguardo un po' bisognoso di chi si trova single ma non vorrebbe esserlo. Abbiamo poi le frasi che usano, certo, che usano di solito, no? I single. Beh, una prima cosa fase dicono? È io ormai ho le mie abitudini. Un'altra fase potrebbe essere sì, è vero, però da soli. E poi dicono io e te, non dicono mai noi. Infatti, diffidare delle persone che non sanno dire noi. Vediamo come interpretano questa figura dei single i nostri attori. Ma secondo te, che cosa ho io di diverso dalle altre ragazze? Credo di essere abbastanza intelligente. Sono carina perché, vabbè, sono carina. Eppure, nessun uomo si interessa veramente a me. No, su, non dire queste cose. Dopotutto hai la fortuna di frequentare chi ti pare e quando ti pare. Tu dici così perché hai chi ti aspetta a casa, chi ti chiede come stai. Perché tu hai una famiglia. Anche la vita di coppia può essere difficile. Io comunque lo dicevo per tranquillizzarti. Ma sì, dai, forse hai ragione tu. È che quando sono in mezzo alla gente non mi sta bene mai nessuno. E quando sono da sola mi pesa esserlo. Perché non provi ad essere più convinta di te stessa e della vita che fai?
Dopotutto non mi sembra una vita tanto infelice. E allora ricominci? Ma se la pensi così, perché non divorzi? Eh? Ah, non rispondi, eh? E cosa dovrei dire? Tanto senti solo quello che ti pare. Dottor Moiso, in che modo i singoli compensano la mancanza di un legame stabile? Beh, nelle amicizie fanno in modo che siano amicizie molto interessanti, con molte cose da scambiare per riempire il tempo con qualcosa di costruttivo e che li coinvolga. Poi, nei legami affettivi cercano un legame in cui magari non c'è un grande impegno, però c'è un grande scambio di carezze che sottolineano la raggiunta autonomia, quindi carezze tipo sociale, carezze magari tipo sessuale. Ecco, ci si può fidare di un single? Bisogna vedere per che cosa. Se noi abbiamo... Beh, io immagino per un rapporto, una donna che si, o un uomo che si innamora di una... Ma sai, io mi ricordo adesso che quando conobbi mia moglie, poi all'inizio ci conosciamo, a casa sua c'era un libro, come mai io che sono così in gamba sono ancora single? Mi sono fidato. Ma il fatto è che bisogna vedere se è un single momentaneo, cioè un periodo della vita, oppure una persona che non riesce a mettere le cose in comune. Nel primo caso direi che possiamo avere veramente un buon rapporto, perché possiamo costruire qualcosa, però purché noi siamo già convinti della nostra identità e che ci piaccia anche abbastanza la nostra identità. Dottor Moiso, ma come l'ha convinta sua moglie? Ah, questa è una cosa... conta 7 milioni di persone, no? Però dedichiamo una carezza musicale, no? Magari la dedichiamo anche un po' a sua moglie. Sì, abbiamo scelto una canzone degli Audio 2 che è alle 20, perché i single riescono a guardare imperterriti il telegiornale. Per loro tutto è un'avventura, tutto è qualcosa da scoprire, qualcosa da provare. Sono come le lancette dell'orologio che si sovrappongono ogni ora, ma sono libere. Libere, sì, va bene, sono libere, però attenti, perché il tempo passa velocemente. Per tutti!